gente che svava, questa è Svava Essenza, io sono Luigi. Oggi vi parlerò di una box della Vismec, la Predator 228, i watt della sua potenza. Disegnata da Sinus, l'andiamo a vedere nel dettaglio e poi vi dirò che cosa ne penso io. Ok, questa è la Predator nella sua confezione, che si presenta in modo molto accattivante con questa scritta argentata, la box che esce da una sorta di ghiacciaio, non lo so, delle spade e quant'altro, con la scritta Vismec in basso, designed by Sinus, e tutte le scrittine Predator con il sito Vismec e i vari codici con la specifica del colore e quant'altro. Andando ad aprire la scatola troveremo la box, eccola qui, molto elegante, molto snella, molto leggera direi, fatta con uno stile essenziale, con i tasti di regolazione, con l'USB che ci servirà sia per la ricarica eventuale che per l'aggiornamento del firmware, poi vi farò vedere, e il logo, ecco qui, Sinus scritto anche alle spalle della box con la scritta Predator 228, che ovviamente si riferisce ai watt di erogazione. Il tastone che troviamo spesso nelle Vismec, nelle box di Vismec, e continuando troveremo all'interno della confezione anche il cavo USB che ci servirà per quanto riguarda la ricarica eventuale e l'aggiornamento del firmware. Per quanto riguarda la ricarica, io consiglio, ed è comunque consigliato, sempre di caricare le batterie in un caricabatterie esterno. Continuando troviamo il manuale di istruzioni che con mio stupore e piacere ho visto in italiano. Questa volta Vismec ha scritto istruzioni anche in italiano, quindi con tutte le specifiche sarà molto più semplice da poter gestire questa macchinetta. In più alla fine troviamo anche le avvertenze per usare in modo giusto le batterie che ci andremo a mettere in questa box. Eccola qua, vista da vicino, bella, compatta, vedete? Entra nel palmo di una mano tranquillamente con il solito connettore 5-10. Andiamo a mettere le nostre batterie nel vano, che è molto solido con questa apertura. Eccola qua, con il più e il meno impressi, così non ci possiamo sbagliare ad inserire le nostre batterie. Andiamo a chiudere e vediamo che lo sportellino comunque rimane bello saldo con questa chiusura. Andiamo ad accendere, soliti 5 click, io già l'ho fatto, ecco qua, perché appena metti le batterie parte in automatico. Il display è quello solito, il display è un pochino, diciamo così, datato, visto e già visto, con il power, con i volt, con l'indicazione della resistenza, con i puff a nostra disposizione e con l'amperaggio in uscita. E la cosa buona è che ogni batteria viene visualizzata a sé stante per vedere quanto scarica, il tasto più e meno della regolazione e solito menu, come del resto ultimamente ne abbiamo visti tanti, soliti 3 tick per entrare nel menu dal quale ci possiamo spostare con i tasti direzionali e andare a gestire quelle che sono le varie temperature, perché possiamo gestirlo anche in modalità ICR. Eccoci qua, noi abbiamo montato sopra un
Moradin da 25 ci va perfettamente, vedete, si adatta bene a questo tipo di atomizzatori, quindi essendo, anche essendo bella compatta, riesce a sostenere la larghezza di questi atomizzatori. Cosa molto comoda, il tastone per l'accensione. Bene, la proviamo a 50 watt con una resistenza da 0,30 e vediamo come va. Allora, la reattività ci sta, ragazzi, non vi dico niente di nuovo, poca differenza con gli altri circuiti, anzi forse nessuna differenza con gli altri circuiti, se non per il fatto che Dismec come al solito ci mette di su per quanto riguarda il design. Molto bella, molto compatta, sta benissimo in una mano e mi sembra abbastanza resistente, anche solo se, anche se questo tipo di tastone in plasticona, diciamo così, non mi dà proprio tutta la sicurezza di questo mondo. Per il resto è la solita classica macchinetta affidabile, perché di Vismec, ma è la solita classica macchinetta in doppia batteria 18650. Ultimamente se ne vedono molti di questi tipi, ma qualità prezzo questa è un'ottima box. Bene ragazzi, per oggi è tutto, fatemi sapere se il video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale. Fatemi sapere anche se ho dimenticato di dire qualcosa su questa box e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!